Allora, come dobbiamo fare? C'è sta gloria, io mi sono permesso di regalarti il portale. Aspetta che si sia. Ci lascia un microfono che avremmo preferito. Allora, saluto e do il benvenuto al Presidente Vago, al Amministratore Delegato Bono, al Presidente Serracchiani, ai vertici delle rispettive aziende, in particolar modo di Cassa Depositi e Prestiti, con il Presidente Bassanini e l'Amministratore Delegato Gorno Tempini. Oggi è un giorno nel quale il Presidente Onorato, tutti i responsabili e rappresentanti di questo accordo molto importante, un accordo che vale oltre 2 miliardi di euro, un accordo che va nella direzione che abbiamo già tracciato come Cassa Depositi e Prestiti e come governo in occasione di pubbliche uscite nei giorni scorsi, nei mesi scorsi, compresa la partecipazione domenica 11 maggio a Monfalcone in occasione del passaggio di bandiera e della consegna quindi definitiva di un altro gioiello di Fincantieri, ed è, permettetemelo di dire in questo modo, un altro segnale, la quarta firma che noi facciamo qui in questi ultimi giorni, è il segnale evidente che davvero l'Italia riparte. Ieri una firma da 1 miliardo e 200 milioni di investimenti del Qatar, della Qatar Foundation in Sardegna, ad Olbia. Il giorno precedente, non qui, ma a Modugno, in provincia di Bari, l'investimento della Merck su quello stabilimento, meno grande dal punto di vista economico, ma molto importante, 50 milioni di euro, e l'impegno preso da Farmindustria a intervenire con 1.500 assunzioni di giovani ricercatori. Qualche giorno fa c'era ancora Deborah Serracchiani, che evidentemente un po' come la penna di Bono porta bene. Abbiamo firmato proprio su questo tavolo un accordo assieme al Presidente Serracchiani, al Presidente Maroni, al Presidente Zaia, al Presidente Errani, quindi con i presidenti di quattro regioni, l'importante accordo su Electrolux, che è stato reso possibile dai sindacati, erano presenti anche loro, e dal decreto Poletti Guidi, nel senso che il decreto è Poletti, ma l'azione importante su Electrolux l'ha svolta Federica Guidi, a entrambi comunque la mia gratitudine, e con oltre 1.000 posti di lavoro salvati, insomma, l'Italia riparte davvero. E credo che sia molto significativo, prima di lasciare la parola al Presidente Vago e poi al Presidente Buono e poi al Presidente Vago,
Permettetemi di dire questo. Oggi, due ore fa, il governo ha presentato il decreto legge su cultura e turismo, altro settore, soprattutto il turismo, su cui vogliamo lavorare insieme a Cassa Depositi e Prestiti e non solo. C'è lo spazio perché l'Italia torni a creare posti di lavoro. E noi non ci fermeremo rispetto a chi nel nostro paese scommette alla meno. Noi scommettiamo su un progetto che consenta ai nostri giovani di tornare a trovare un posto di lavoro non soltanto con l'operazione della garanzia giovani, ma anche con una scommessa sul manifatturiero. E per questi motivi la parola al Presidente Bono, all'amministratore delegato Bono. Io questa fortuna non ce l'ho tanto avuta nella vita. Ovviamente ringrazio il Presidente del Consiglio che ci ha voluto così dare il piacere di averlo. È la prima volta che firmo un contratto a Palazzo Chigi, devo dire la verità. No, ce n'abbiamo altri. Ce n'abbiamo altri. Volevo aggiungere soltanto due cose. 2,3 miliardi è l'accordo che abbiamo fatto con MSC, non riguarda solo le nuove costruzioni, ma tutta la manutenzione della flotta, riguarda l'ammodernamento di 4 navi a Palermo, quindi tocca tutto il territorio nazionale. Alta tecnologia, 2,3 miliardi. Ecco, per gli amici giornalisti, noi abbiamo uno studio fatto dal Censis e l'abbiamo commissionato apposta, che ha stabilito, ha dimostrato, dimostra che ogni investimento nella cantieristica vale, moltiplica per 3,4 gli investimenti complessivi. Quindi qui parliamo di investimenti complessivi per il sistema paese di circa 8 miliardi, mezzo punto del PIL, 25 milioni di ore di lavoro, credo che sia una cosa importantissima. Nel frattempo stiamo incrementando il nostro carico di lavoro, spero che nell'anno successivo, nel 2015, avremo la piena occupazione in tutti i cantieri e credo che è un fatto fondamentale anche per, non solo per la Fincantieri ovviamente, ma per il Paese, sapete in che regione stiamo e quindi quanto è importante la nostra presenza. Di MSC dirà vago. E un altro cliente importante che abbiamo preso, ecco, volevo solo dire che oltre che a rafforzare la nostra posizione di leader nel mercato mondiale, nell'ultimo anno abbiamo preso il 100% delle navi che noi chiamiamo di medie dimensioni ma di alto contenuto tecnologico ma di lusso soprattutto, e adesso con queste qui le due navi che per noi è la prima nave da 150.000 tonnellate che costruiremo in Italia. Sarà la prima sicuramente di una lunga serie e credo che sarà la prima forse in cui l'italianità si vedrà proprio in modo quasi spettacolare. Il 2017, quindi prima delle elezioni del 2018, non si preoccupi che lei ci sarà. Grazie Presidente. Buongiorno a tutti, grazie Presidente. Per noi è un grandissimo orgoglio, un percorso che iniziò 10 anni fa, laddove MSC Crociere ha iniziato a entrare appunto a investire nel campo turistico delle crociere, per appunto siamo cresciuti dell'800% in questi 10 anni e dopo 10 anni finalmente siamo arrivati al fatidico accordo con Fincantieri di questa nave, la più grande nave mai costruita da un cantiere italiano. Un ordine importante in un momento che parliamo tanto di economia virtuale, finalmente economia reale, che dà posti di lavoro. 2,3 miliardi, 2,1 miliardi per le navi, ulteriori 200 milioni nel cantiere di Palermo per degli allungamenti di navi, perciò molto importante sia come territorio. Stiamo parlando di lavoro, lavoro concreto, come dice sempre il Presidente, perciò gente, il saldatore, l'operaio, gente che torna a lavorare. Siamo molto orgogliosi
Speriamo che sia appunto l'inizio, una nave molto innovativa, tecnologicamente stravanzata, perciò il meglio del Made in Italy che esporteremo nel mondo, chiaramente rispetto dell'ambiente, tecnologia, 13 ristoranti, balconi sul mare, stiamo parlando di una nave di oltre 2000 cabine, perciò di 7000 anime che vivono a bordo. Sicuramente un orgoglio di quello che è il Made in Italy, non tanto per quello che noi riusciamo a fare per gli ambienti, ma anche per la tecnologia. Vorrei rammentare che 2 miliardi e 100 come indotto rappresentano, diciamo, 8 miliardi di economia reale tra, esatto, una qua, sì, io 3,5, ma se vogliamo una 4, e perciò stiamo parlando del 0,5% del PIL. Questo è un altro discorso. Perciò noi come MSC siamo orgogliosi di tutto ciò, del percorso, e orgogliosi che ritorniamo a essere globali con due nomi molto importanti che fanno dell'Italia un successo, finalmente success story in tutto il mondo. Questo è veramente motivo d'orgoglio. E grazie ancora per averci qui oggi. Grazie Presidente. Vabbè, ora c'è il microfono dei lupi, quello non si può dire, poi i lupi c'è il microfono della balena.